letto tantissimo su Raffaello perché ho pensato di studiare l'uomo di cui mi sono innamorata. Sono stata alla Galleria Palatina a Firenze per guardare il quadro. Dal vivo ha tutta un'altra valenza. Io non amo molto guardarmi, però quando ho visto il girato sono rimasta entusiasmata dal fatto di vedermi in 3D. È stato emozionante. Poter interpretare un ruolo del genere penso sia la cosa più bella che possa capitare a un attore. Dai vita a un dipinto che è qualcosa di magico. Qui riposa Raffaele, da cui finché visse la natura temette di esser viva. E ora che egli è morto, teme di morire con lui. Nel 2014, Musei Vaticani 3D è il film d'arte più visto nel mondo. Nel 2015, Firenze e gli Uffizi 3D è campione di incassi in Italia e vincitore del Nastro d'Argento. Nel 2016, San Pietro e le Basiliche Papali di Roma 3D svela a tutto il mondo i tesori della città eterna. Aprile 2017. Dagli stessi produttori arriva il primo film sul genio immortale di Raffaello Sanzio. Visiterete in esclusiva i luoghi che lo videro protagonista. Viaggerete nel tempo attraverso raffinate ricostruzioni storiche per rivivere la sua vita. Ammirerete come mai prima più di 50 opere d'arte custodite nei musei più prestigiosi. Per scoprire l'uomo il cui talento fu temuto da natura stessa. Ho contemplato le opere dei più grandi artisti. Ho incontrato i potenti e da loro sono stato ammirato. Tutto inizia da qui. Origine della mia esistenza. Rifugio della mia anima. Raffaello, il principe delle arti, in 3D. Il 3, 4, 5 aprile, al cinema. Info e biglietti su nexodigital.it.